Buonasera a tutti, io mi chiamo Paolo Ricci, sono il papà di una bambina che va alla scuola a Montebello. Tutti si sono dimenticati in questa città, e anche questa sera non ho sentito interventi puntuali, sul fatto che esiste una scuola che è dentro l'autonomo, la scuola dove mia figlia va e dove passa la maggior parte della sua giornata, in quanto è una scuola a tempo pieno, vista solamente 20 metri dalla pista in cui corrono questi amanti del motore. E da quando mia figlia va lì, è in quarta, quindi dal 2009, io chiedo agli insegnanti di Montebello se ci sono dei problemi, perché io tutte le volte che sono passato da quelle parti, sono un appassionato ciclista, ormai essendo anziano mi è rimasto solo quello, sento sempre un gran rumore, quindi chiedo, ma ci sono dei problemi per i bambini che sono all'interno di questa scuola? Le risposte sono sempre state, ma no, ma perché? Perché ci dovrebbero essere dei problemi? Tant'è che casualmente l'anno scorso passavo da scuola, era il 19 di ottobre, me lo ricordo, perché il sindaco o il suo staff mi ha fatto più un sedere con un paiolo su questa data, ho casualmente registrato con il telefonino un file all'interno delle aule. Questa registrazione sentita a casa mi dava la misura del fastidio i bambini potevano trovare all'interno delle classi e ho pensato bene assieme ad altri genitori di fare una piccola lettera agli enti preposti, all'ARPA, all'ASL, al sindaco come autorità sanitaria, nonché a Formula Imola che è il gestore dell'autonomo. Una lettera che abbiamo sottoscritto in un numero abbastanza cospicuo di genitori che abbiamo mandato nel marzo scorso al sindaco. Sono già passati ormai 2 mesi, abbiamo sollecitato, tant'è che ci arriva dall'ASU una lettera che ha lasciato me e altri sani, che dice questa cosa qua. Dice che non vi è dubbio che nel corso degli eventi sportivi il rumore ambientale risulti di pregiudizio per una buona qualità della vita. I bambini immagino. E aggiunge che un ambiente acustico sfavorevole interagisce con il benessere sia fisico che mentale, determinando numerosi possibili effetti sulla salute, nonché interferenze con la capacità di concentrazione e di apprendimento. Questo firma il direttore dell'ASL di Imola, Igiene e Sanità Pubblica, dottor Peroni, nonché la responsabile del Dipartimento di Edilizia, dottoressa Lanzarini. Questo ci scrivono le autorità sanitarie. Abbiamo pertanto chiesto che si prendano dei provvedimenti. Questi provvedimenti ancora tardano a venire e, visto che questa sera si è parlato degli effetti che questa attività rumorosa può provocare ai bambini, io riporto solamente 2 dati, pongo la domanda agli esperti che erano qui seduti prima di me. Abbiamo fatto un'analisi sulle giornate rumorose sovrapposte alle giornate scolastiche, il nostro interesse è principalmente quello. Abbiamo scoperto che per 3 mesi su 7 di scuola c'è attività all'autodromo coincidente con l'attività scolastica, sono 65 giornate, sono più di 3 mesi. La pista dista 20 metri dal parco didattico di Montebello, che è un'istituzione educativa, abbiamo detto. Il parco di Montebello è un'istituzione educativa, quindi i bambini anche di altre scuole vanno dentro al parco per imparare e sono divisi dalla pista da una rete metallica traforata e la pista dista 20 metri. I decibel durante il 2012, abbiamo fatto questa analisi, di media hanno dato durante le giornate scolastiche 76 decibel di media. Queste auto vanno dalle 9 alle 16.30 tutti i giorni, inquinanti aerei, scusate, dalle 9 alle 16.30, no, la scuola finisce alle 16.30, quindi abbiamo le 8 ore dei bambini che sono a scuola, fanno quasi 2 ore di ricreazione nel parco. Li tengono dentro. Non possono giocare a palla. Non possono giocare a palla. Esatto. Poi mi ha detto ieri, perché il rumore era così forte che non li avremmo riportati a casa. Li saremmo dovuti andare a prendere direttamente pronto.
Quindi, la domanda che pongo è, i nostri bambini con questi dati che ho ricordato, sono o non sono al sicuro all'interno di quell'edificio scolastico? No. Visto che manchi sulla via dell'ascolto, credo che una risposta che dato. Grazie. Parte degli esperti su questa domanda. Lo studio che abbiamo fatto noi sulle scuole elementari di Ciampino ha dimostrato un nesso, non muoiono i bambini che sono esposti al rumore, però sicuramente non vanno a scuola bene e possono avere problemi di performance. Questo per quanto è capitato nel nostro caso e che è in linea con quello che è capitato negli altri studi. Quindi certamente non hanno problemi immediati di salute, ma sicuramente hanno e possono avere problemi. Noi, ecco, per esempio, un'altra cosa che abbiamo fatto a Ciampino, lo studio è finito 2 anni fa, ma abbiamo tenuto questi bambini che facevano la quarta e la quinta perché vorremmo monitorarli alla terza media e successivamente al liceo per capire se questo dato che noi abbiamo documentato effettivamente li discrimini nella loro attività futura. Quindi sì, nel nostro caso c'era un messo diretto. Il circuito è stato una risorsa perché io e lei conosciuta nel mondo per quel circuito, questo non ve lo dovete dimenticare. Io però volevo cogliere uno spunto da quello che avete detto, cioè il fatto che ci siano elementari, medie e scuole superiori è, da un punto di vista dell'impatto sulla salute, cioè sui danni a lungo termine, quindi del periodo espositivo a cui sono stati sottoposti questi bimbi, è importante, perché un bambino che mi cominci l'elementare in quella scuola, poi mi fa le medie, poi ci rimane anche tutto il liceo, mi fa quasi 15 anni di esposizione a rumore e a inquinamento dell'aria, polvere e polveri sottili, aromatici, perché sono tutte automobili che vanno con dei tipi di carburanti che non sono quelli convenzionali. Quindi io ritengo che anche solo questo fatto potrebbe essere sufficiente per dire che 65 giorni di esposizione all'anno per dei bambini sono veramente molti. Ecco, questo mi sento di dire. Grazie ancora. A sorpresa abbiamo una ex insegnante della scuola di Montevideo. Allora io mi chiamo Mercedes Pettoni. Mi ritengo molto fortunata perché non insegnando in una scuola posso parlare liberamente. Io ho insegnato per tantissimi anni in quella scuola e anche qui ho avuto la fortuna di insegnare in un periodo in cui le corse non venivano fatte così frequentemente come ora. Insomma, c'era la Formula 1 e quindi era tutto concentrato sul fine settimana. Però già le prove iniziavano il venerdì e anche qualche volta il giovedì, mi ricordo, adesso sono andato sbagliando. Comunque vi posso garantire che era un disturbo molto molto pesante sulle lezioni. E i bambini stessi, ma anche gli adulti, insomma, si agitano, perché quando il rumore è così continuo e pesante, non possiamo dire che l'attività didattica non venga condizionata. Io mi ritengo fortunata perché posso dire liberamente questa cosa, ma voglio aggiungerne un'altra. Io con grande rammarico la scorsa settimana ho letto sull'ultimo numero che è uscito il sabato sera, che è la Prada in inglese, e qui mi collego al gestore del giardino. La Prada perché? La Prada perché è così, viene sempre risolto con l'unico punto di vista, sostenuto quello. E non c'è
Allora, volevo dire questo, mi ricollego al genitore che è intervenuto prima, al quale non sarà sfuggito che nell'ultimo appunto numero del sabato sera è apparsa la lettera della dirigente scolastica del CIVE, dell'Istituto Comprensivo a cui appartiene la scuola per nomi Tavanelli. Io naturalmente non sono più al corrente di ciò che succede in quella scuola, però ho capito da questa lettera che qualcosa dovrebbe essere successo se la dirigente, con toni di estremissima cautela, faceva presente che pur avendo l'interclasse dei rappresentanti dei genitori e degli insegnanti, avendo confermato che non c'è contrasto fra la presenza della scuola e l'attività del circuito, comunque il problema doveva essere comunque preso in considerazione e studiato, ma una cautela tale che faceva capire che comunque tutti dovevano essere d'accordo sul fatto che la scuola non è condizionata dalla presenza del circuito delle attività che vi si svolgono. Ecco, ora a me questo probabilmente è un messaggio che lancia a questi genitori invece che stanno affrontando la cosa in modo molto diretto e aperto. Ecco, a me questa sembra veramente una cosa molto molto grave. Negare l'utenza, appunto tale che il Signore dice che gli insegnanti dicono che non c'è problema. E anzi, vi dirò di più, questa lettera, la dirigente scolastica, e a me dispiace che non sia qui presente, perché avrebbe potuto invece sentire il danno che ha. E non è venuta. Bene, allora questa dirigente scolastica addirittura prima di dire appunto che insomma, ma con tanti se e ma forse ci sono dei problemi da considerare, dice che lei, il suo istituto e la scuola Belloni Papanelli offrono la loro collaborazione all'amministrazione comunale. Ma io mi sono chiesto, ma cosa vuol dire che devono offrire la loro collaborazione? Non so, devono acquistare una partita di tappi per tappare le orecchie, ma cosa vuol dire che loro offrono? Dovrebbe essere l'amministrazione comunale che offre la collaborazione alla scuola. Questo per dirvi proprio come si è creata tutta una rete di... come devo dire? Non si può dire, perché poi ci si mette contro i poteri forti di questa città e questo è veramente grave.